E iniziamo a vedere questo impianto del frutteto. Innanzitutto, come vi dicevo, ci sono le considerazioni preliminari. Cosa vuol dire le considerazioni preliminari? Cioè tutti gli studi che noi andiamo a fare prima di, diciamo, analizzare ed effettuare effettivamente il nostro impianto. Queste, diciamo, analisi sono di natura, vi dice, tecnico ed economica. Quindi iniziamo a vedere quali sono innanzitutto le caratteristiche dell'ambiente. Quindi le prime che vengono analizzate sono le caratteristiche pedoclimatiche, che sono le analisi di tipo tecnico più importanti. Quindi pedoclimatiche, come dice il nome stesso, sono tutte quelle analisi che prendiamo dal terreno, quindi campionamento del terreno, non che entrate in un terreno e prendete la prima terra che trovate e venite via, perché lì altrimenti ci potrebbe essere anche un gravissimo errore. Mettiamo lì, c'è stato uno sversamento di un fertilizzante, trovate una fertilità altissima, dice, ah, per 10 anni non importa che fertilizzi, e poi non è rappresentativo. Quindi, se volete, si può anche fare in campo direttamente alla bianca, vi si fa vedere come si fa un campionamento se ci si ritorna. E quindi campionare questo terreno e fare tutta un'analisi pedologica importantissima. Quindi saranno i valori della tessitura, quindi vedere la composizione percentuale di sabbia, lima e argilla, la presenza di scheletro, la struttura da cui poi ricaviamo la capacità di invaso idrico del terreno, la capacità di infiltrazione. Quindi tutti quei dati che poi analizzeremo piano piano, che ci servono a capire le caratteristiche del terreno e vedere soprattutto, visto che si parla di piante arboree, qual è il portinnesto migliore per la nostra coltivazione. Perché visto che quasi tutte queste colture ormai sono innestate, quindi hanno tutte un portinnesto. Quindi in base a queste caratteristiche noi scegliamo anche dotazione di elementi, tipo quanto calcare attivo c'è, quindi ci influenza la scelta del portinnesto. Con questi noi scegliamo il portinnesto. Naturalmente altre analisi sempre pedoclimatiche sono l'altro pezzettino, quindi questo è il primo pezzo, pedo, quindi terreno. Le climatiche, naturalmente andiamo a studiare tutto quello che è l'ambiente climatico, quindi per noi quali sono i dati importanti. La piovosità, quindi piovosità annua, ci interessa, sì, può essere un dato generale, però ci interessa poco, ci interessa molto di più la piovosità stagionale. Meglio ancora la mensile, perché a noi ci interessa come queste piogge sono distribuite. Perché viene tanta acqua, sì, ma viene tutta in 2 mesi e poi tutto il resto non si vede una goccia d'acqua, capite bene che la situazione è molto diversa rispetto a che se piove tutti i mesi in maniera regolare. Quindi la coltura sarà diversa che possiamo attuare. Quindi piovosità nel dettaglio. L'umidità, noi analizziamo l'umidità relativa. L'umidità relativa, anche qui mensile, come si evolve mediamente, sono dati medi, si studia gli ultimi 30 anni, non che si studia l'ultimo anno, no, l'ultimo anno ci può essere un'anomalia, ovviamente si studia gli ultimi 30-40 anni, e quindi ci sia una statistica tale che sia veritiero il dato che prendiamo, sì, però è mediamente un dato, poi sono tutte le variabilità del caso. Quindi l'umidità, perché è importante sapere l'umidità? Perché l'umidità è quella che poi vedremo ci favorisce alcune patologie, soprattutto quelle d'origine fungina e batterica. E quindi vedere se in alcune fasi del ciclo questa umidità è troppo elevata, soprattutto in prossimità della raccolta, e possa portare a una degenerazione dei frutti. Poi ventosità, quindi il vento, importante il vento anche per l'impollinazione. Cioè, se voi avete piante, se visto, preferiscono l'impollinazione incrociata, piante che quindi utilizzano un'impollinazione anemofila, cioè data dal vento, se le piante impollinatrici le mettete da una parte e il vento vi porta tutto via il polline, e non va a finire sulle piante da impollinare, e non serve a nulla. Quindi studiare il vento, eventualmente se il vento è troppo forte potrebbe danneggiare la coltura, si possono strutturare barriere antivento e così via. Poi altri agenti climatici, la grandine, cioè la grandine viene spesso, non viene mai, quindi anche qui vedere se mette le strutture, se mette le reti, cosa fare, che tipo di rete, quando grandina e così via. Quindi tutto lo studio di questi fattori. Poi altri fattori importantissimo climatico è la temperatura, perché capite bene che non tutte le piante si adattano allo stesso tipo di temperatura. Quindi c'è anche una classificazione, no? Macroterme, microterme, mesoterme delle piante, quindi a seconda delle temperature che mediamente avete nei mesi interessati alle vostre fasi fenologiche, avete effettivamente la possibilità di coltivare alcune piante o altre.
tipo da Grumio in Valle d'Aosta non ce ne andrete a mettere, perché lì il fattore limitante diventa la temperatura. E così via, così come tante altre piante, no? Tipo l'olivo, andate a fare l'impianto in Valle d'Aosta, no, ci avete mai visti? No, perché naturalmente la temperatura diventa fattore limitante e durante il periodo invernale fa morire la pianta, quindi capite bene studiare le temperature. Quale temperatura ci interessa? Ci interessa la massima, naturalmente la minima, possono essere stagionali o anche mensili, naturalmente più è dettagliato il dato per noi meglio è, e quindi generalmente la temperatura massima si raggiunge in estate, la minima generalmente in inverno, e tra questo, la differenza tra queste si chiama escursione. Infatti l'escursione termica può essere giornaliera, e generalmente qui la temperatura massima si raggiunge durante il giorno, quando il sole è allo zenith, e la temperatura minima di solito durante la notte, però non è sempre così, perché la temperatura può variare anche in base a correnti d'aria e quindi a vari fenomeni che quindi ci scardinano questo sistema. Comunque, e così via. Quindi qua abbiamo temperature massime e minime stagionali o annuali e così via. Quindi noi analizziamo tutti i nostri dati, che poi ritrovo che sono quelli, si ritrova anche una stazione meteo, sono quelli dei dati. Poi si può vedere anche la radiazione solare, quant'è, come è distribuita e così via. Ma comunque, questi sono un pochino i dati. Da un punto di vista economico, bisogna considerare, vi dice, che l'investimento iniziale è notevole, come si diceva. Perché voi andate a impiantare un qualcosa e per i primi 2 o 3 anni non vi produce nulla, ma comunque avete dei costi di gestione e il reddito inizia, diciamo, dal terzo anno in poi. Però è un reddito già definitivo? No, perché siamo in una fase di produzione crescente, quindi questo reddito aumenterà nel tempo fino a che la produzione arriverà ai massimi. In entrambi i casi, dice, bisogna considerare che le scelte iniziali hanno una ricaduta per un numero notevole di anni. Ho sempre detto, impiantare un vigneto, non parliamo di impiantare un oliveto, che è una vita ultracentenaria, non è come andare a seminare un campo di grano. Cioè, se io sbaglio il campo di grano, dopo 9 mesi praticamente a zero tutto, e la perdita economica è minima. Se io sbaglio a impiantare un vigneto, cioè quello mi doveva aprire da 30 anni in campo, con strutture molto più importanti rispetto al campo di grano. Quindi solo l'acquisto delle piantine è molto più costoso. Tutto quello che sono le strutture di sostegno, fili di ferro, pali, e così tutte le lavorazioni devo fare, cioè è tutto molto più costoso, quindi bisogna stare molto attenti, anche nel campo di grano bisogna stare attenti, ma qui ancora particolarmente attenti, perché qui si parla di decine di migliaia di euro per fare l'impianto, e quindi se sbagliate poi sono dolori. Da un punto di vista economico, il fattore principale da considerare per assicurare il successo della coltivazione di piante da frutto riguarda soprattutto la presenza nel territorio di strutture idonee per la conservazione della frutta o per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti. Ed è quello che vi ho sempre detto, cioè potete produrre voi il miglior frutto del mondo, ma poi dovete sapere dove piazzarlo sul mercato. Perché se non avete lo sbocco commerciale, che ve ne fate? Non sapete che farne. Quindi vi serve o un luogo dove poterlo stoccare o un luogo dove poterlo trasformare. L'uva, vi serve il luogo, la cantina dove trasformarla, se no fate uva da vino, fate uva da vino. Non c'è nessuna cantina, è a radio 200 km, dove fate il vino? Non lo fate mica in un piazzale il vino, ci vogliono strutture, ci vogliono fermentini, le pompe, le raspatrici, presse, non è mica che vi inventate da un giorno all'altro. Quindi ci serve tutta una filiera. Quindi analizzate anche questo, dice, vado a produrre l'uva dal vino, ma c'è poi come riceve da quest'uva? C'è chi la trasforma, la trasformi te, ce l'hai la struttura per trasformarla? Quindi servono tutte le strutture idonee. Dice, ciò è particolarmente importante per la produzione di frutta a consumo fresco, non a caso in Italia i frutteti sono concentrati in alcune zone. Infatti, si è visto, anche se è visto uno dei primi giorni, la mappa dell'Italia, come era molto zonale, tipo le mele, Trentino Alto Adige. Poi, vabbè, l'uva è abbastanza diffusa, l'uva da vino, perché le cantine sono molto diffuse, l'uva da tavola, Puglia e Sicilia, gli agrumi in Sud Italia, quindi dove si sa poi la ricezione di questi prodotti. Per quanto riguarda la produzione di vigneti, invece, la distribuzione è molto più omogenea sul territorio, in pratica ogni provincia si riscontra la presenza di vitigni destinati alla produzione di vino. Come ho detto, le cantine sono molto diffuse e quindi sono. Quindi, prima fase dell'impianto. Andiamo a vedere i criteri di scelta della specie, della cultivar e dei portinnesti. Quindi qui specie è la prima, si è già visto, alcune piante in alcune regioni non ce le ritrovate perché non ci possono sopravvivere. E infatti vi dice, nella scelta della specie, delle cultivar e dei portinnesti, occorre in primo luogo tener conto dell'ambiente pedoclimatico, che è tutti quei dati che ho detto prima. Per
cioè dei fattori che caratterizzano il clima e il terreno. Un criterio guida per le scelte da effettuare è quello della vocazionalità, che costituisce un presupposto fondamentale dei sistemi di frutticoltura sostenibili, ma che comunque è opportuno seguire anche l'agricoltura convenzionale. Con il termine di vocazionalità si intende l'insieme delle caratteristiche del suolo e del clima possedute in un determinato territorio e che risultano ottimali per la crescita di una specifica coltura. E qui vedete, esempio di mappa, vi dice di vocazionalità dei suoli, vocazione delle terre alla coltura del pero, area a sinistra della secchia Mantova. Quindi qui, naturalmente, queste sono mappe che già trovate, non è che dovete andare a fare voi le mappe di vocazionalità, sono fatte dagli enti pubblici, sono fatte dalle regioni e dalle province, quindi già le trovate. E quindi vi dice, di questo spazio molto ristretto, che è l'area sinistra della secchia, vedete che ci sono le zone in giallo che sono i suoli vocati. Quindi vuol dire che per caratteristiche del terreno e per caratteristiche climatiche, quelle sono aree perfette per la coltivazione del pero, cioè vi viene benissimo. Poi avete queste di colore rossastro, che sono suoli con limitata vocazione. Qui il pero vi ci viene, ma con difficoltà e con grande attenzione nella tecnica colturale. Quindi già qui lo sapete, se lo impiantate dovete stare molto più attenti. Poi invece abbiamo queste di colore più scuro di tutte, violaceo, che sono suoli scarsamente vocati. Insomma, qui se lo mettete, la possibilità che vada incontro a fallimento è veramente elevata, la vostra coltura di pero. Così come c'è per il pero, c'è per tutte le colture. Quindi voi cercate a livello provinciale e regionale, trovate le mappe di vocazionalità e vi dice i territori come sono fatti, strutturati, naturalmente con dati medi, non è che tutti centimetro per centimetro hanno analizzato o ettaro per ettaro, ma hanno fatto una mappa generale all'incirca di come può essere strutturato l'ambiente. Poi vi dice, considerando le filiere agroalimentari, in particolar modo quelle che riguardano le produzioni vitivinicole e frutticole, queste riescono ad esprimere le loro massime potenzialità in termini di produttività, economicità, sociali in base alle caratteristiche sito-specifiche del territorio in cui esse si sviluppano. La giusta collocazione delle colture nel territorio, cioè la scelta dell'ambiente pedoclimatico migliore per una certa cultura, è uno strumento di sostenibilità. Perché qui che vuol dire? Scegliere la coltura in un posto dove è vocato vuol dire dover fare meno interventi per arrivare ad avere un prodotto in quantità e qualità idonee. Se voi scegliete zone marginali, cioè che sono poco vocate o scarsamente vocate, vuol dire che dovete ricorrere a un maggior numero di input per far in modo che questa coltura riesca. In poche parole, cioè il dato più evidente è dovete fare più trattamenti fitosanitari, per esempio. Quindi invece che farne, che ne so, 8, ne fate 15, quindi con un impatto ambientale molto maggiore, con una sostenibilità molto minore in questo caso, perché l'impatto ambientale è molto più elevato, maggiore è il numero dei trattamenti che eseguite. Queste caratteristiche, vi dice, sono ben rappresentate dalle mappe di vocazionalità che mostrano efficacemente la capacità del territorio di soddisfare le esigenze di crescita delle colture, come le proprietà idriche, termiche, nutrizionali del suolo, nonché le esigenze di meccanizzazione legata alla morfologia dei campi. Di seguito vengono brevemente descritti i principali tra questi fattori. Per la loro descrizione più dettagliata si rimanda a quanto riportato nel testo del corso del terzo anno che avete fatto, con tutti gli aspetti del terreno. Comunque, guardiamo un pochino questi che vi ho già detti. Fattori climatici, le temperature medie giornaliere. Quindi queste dobbiamo andare ad analizzarle. Come vi ho detto, la massima giornaliera, la minima giornaliera. Quindi da queste si ricava l'escursione termica giornaliera. E naturalmente è un dato molto importante. Per esempio, alcune colture, per avere un buon accumulo di aromi nel frutto, quindi nel prodotto finito, hanno bisogno di escursioni termiche elevate. Una di queste è l'uva. Quindi molto spesso perché si va a raccogliere anche a fine settembre, oltre che fargli terminare la maturazione, perché anche durante l'inizio quindi dell'autunno, quindi fine estate, inizio autunno, è quando si verificano le maggiori escursioni giornaliere. Perché ancora si può arrivare tranquillamente ai 28-29 gradi durante le ore più calde, ma la notte si può scendere tranquillamente a 11-10, quindi vedete un'escursione termica può arrivare anche a 20 gradi, 19-20 gradi, quindi molto elevata. Quindi
Questa escursione termica così elevata fa sì che si accumulano sostanze aromatiche molto gradevoli poi nel prodotto finito, per fare un esempio. Poi naturalmente le escursioni termiche, che sono quindi le differenze, ci servono anche a capire, cioè analizzando quelle si capiscono quelle che sono le temperature minime e massime. Quindi vediamo se queste temperature minime e massime rientrano nel range delle temperature ottimali, cardinali o critiche di una pianta, cioè se queste superano continuamente la temperatura critica che può resistere una pianta, normalmente non ce la possiamo coltivare, perché questa pianta subirebbe danni irreversibili e quindi poi alla fine morirebbe. Poi, vabbè, escursioni termiche ve l'ho detto, la frequenza e l'epoca in cui si verificano le brinate. Le brinate sapete che è un passaggio dell'acqua dallo stato che è gassoso direttamente allo stato solido e si forma quando la temperatura è inferiore allo zero. Le brinate sono sempre negative per noi, per la nostra vegetazione, quindi meno sono le brinate, meglio è. Normalmente non sempre è uguale che avvenga una brinata, cioè se avviene una brinata dicembre, gennaio, quando la nostra pianta è in riposo vegetativo, vabbè, insomma, il danno praticamente è inesistente. Se invece arriva una brinata, che ne so, alla fine dell'estate, allora ho cominciato a preoccuparvi, perché lì i danni possono essere veramente elevati, oppure in primavera, con quello che poi ne deriva con le gelate tardive. Quindi danni ai giovani germogli, danni ai fiori che quindi vanno a compromettere la produzione finale. Altro dato è l'intensità, la frequenza, la distribuzione stagionale mensile delle precipitazioni atmosferiche. Quindi si è detto si prende il dato di quanto piove e quando piove. Quindi le stagioni, quanto piove ogni stagione, quanto piove ogni mese, ma è importante anche l'intensità. La frequenza quindi la ricavate dal numero di giorni piovosi in un anno, una stagione o in un mese. Quindi tutti i giorni in cui appena una pioggia diviso il numero del mese e quindi può trovare una percentuale. L'intensità è importante perché magari piove, avete anche quantitativi soddisfacenti di acqua, come diciamo totale, ma voi avete piogge ad altissima intensità. Pioggia ad altissima intensità vuol dire che l'acqua effettivamente arriva al suolo, ma diventa dannosa quest'acqua perché ci crea fenomeni o di ristagno idrico o di erosione e soprattutto non ci riempie i serbatoi del terreno. Perché i terreni hanno una capacità di infiltrazione, se l'intensità della pioggia è molto più elevata della capacità di infiltrazione, quest'acqua, se siamo in collina, scorre via, quindi fenomeni erosivi, o altrimenti ristagna creando l'asfissia. Quindi abbiamo problematiche, quindi l'intensità, sapere quanti millimetri orari cadono con la pioggia è fondamentale. Per avere la discriminante se questa è una pioggia positiva o se è una pioggia negativa. Poi abbiamo la presenza dei venti costanti e frequenti, che quindi li possiamo studiare, mi è servito anche per l'impollinazione, eventualmente per strutturare barriere frangivento e così via. E la frequenza delle grandinate, altra diciamo precipitazione che è molto dannosa, è la più dannosa sicuramente per l'agricoltura perché vi distrugge tutto. Sapete che la grandine è una precipitazione tipo solido, quindi l'acqua sotto forma solida, che è in chicchi di grandine, che arriva quindi a terra e distrugge tutto quello su cui impatta, quindi distrugge sia la parte vegetativa delle piante, ma anche la parte riproduttiva. Quindi distrugge fiori, distrugge frutti, distrugge qualsiasi cosa. Per quanto riguarda le temperature, nelle zone dove si verificano freddi intensi durante l'inverno, è opportuno evitare la collocazione di specie sensibili al freddo, come ad esempio l'olivo, o comunque scegliere varietà resistenti, perché anche all'interno dell'olivo non tutte le varietà hanno la stessa resistenza al freddo. Per esempio, la varietà Frantoio è molto sensibile al freddo, la varietà Leccino invece è molto resistente al freddo. Quindi, se siete in una zona a temperature molto basse, scegliete la varietà Leccino invece che la Frantoio. Meno frequenti sono i possibili danni da caldo, almeno in Italia. Anche in questo caso è opportuno scegliere specie o varietà che si adatta bene al clima della zona. Nelle zone in cui si verificano brinate primaverili tardive, è opportuno evitare di coltivare specie a fioritura precoce, come il pesco o l'albicocco. Per altre specie, qualora vengano coltivate in zona a rischio di brinate, è necessario adottare efficaci mezzi di prevenzione dei danni, come l'irrigazione antibrina. Naturalmente ci sono dei sistemi che sono visti anche l'anno scorso a biotecnologie per evitare questi danni da freddo e i più gravi sono quelli, naturalmente, il ritorno di freddo quando ormai, quindi le famose gelate tardive, cioè quando ormai la pianta è in ripresa vegetativa e ha già organi del nuovo anno sviluppati, germogli, fiori o così via. Il fiore è la parte più delicata, quindi addirittura non servono nemmeno temperature negative per avere un danno al fiore. La conoscenza dell'andamento delle precipitazioni è
È indispensabile per programmare l'irrigazione. In caso di presenza di periodi molto piovosi, è necessario prevedere l'impianto di drenaggio. Come dicevo, quindi se abbiamo periodi dell'anno in cui piove tantissimo, dobbiamo prevedere questo drenaggio in modo da smaltire l'acqua in eccesso e evitare l'asfissia del terreno, quindi l'asfissia radicale. Se invece abbiamo periodi in cui non c'è nessun apporto naturale, quindi non c'è nessuna pioggia, ma è soprattutto nello stesso periodo, generalmente, in cui c'è anche grande fabbisogno da parte delle piante, bisogna strutturare un impianto di irrigazione in modo tale da avere un apporto artificiale di acqua e sostenere quella che è il fabbisogno della pianta e quindi farla arrivare a una produzione elevata e qualitativamente accettabile. Nelle zone dove si verifica la presenza di venti costanti e frequenti, questi possono provocare danno alle foglie o ai frutti, sradicamento delle giovani piantine, oltre a ostacolare l'impollinazione entomofila. In tali casi è necessario rinforzare durante l'impianto del frutteto i tutori che sostengono le giovani piantine e prevedere l'impiego di barriere frangivento vive o morte. Nelle regioni dove si verificano frequenti grandinate, è opportuno utilizzare apposite reti antigrandine, il cui costo è in genere elevato, ma spesso giustificato dai redditi forniti alle colture frutticole. Infatti, non avete mai visto un campo di frumento o la rete antigrandine, perché costa talmente tanto la rete antigrandine che non c'è margine per coprire il campo di frumento. Quindi se va bene, se va male, pace, perché non sarebbe un costo sostenibile. Dove le vedete le rete antigrandine? Le vedete nei vigneti, le vedete nei meleti, quindi in tutta quella che è la coltivazione arborea, cioè da alto reddito. Le reti, vedete, sono costituite da una maglia molto fine e vengono distese in campo sopra le piante nei periodi in cui vi è pericolo di grandinate. Possono essere impregnate di fungicidi che cadono sulle piante in caso di pioggia, svolgendo così anche un'efficace azione di controllo delle malattie crittogamiche. Vabbè, questo già mette la rete antigrandine, insomma, poi mettici anche il fungicida, sì, un aspetto ancora più evoluto, però non tutti lo fanno. Poi passiamo ai fattori pedologici. Quali sono i principali fattori pedologici, cioè quando andiamo a analizzare un terreno, cos'è che ci interessa? Perché noi dobbiamo sapere cosa andare a analizzare, se no è inutile andare. Il primo è la tessitura. I terreni di medio impasto sono ottimali per tutte le colture frutticole. Quindi anche se Milano fa un esercizio alla maturità, dice, ipotizzare di creare un'azienda a un certo punto, descrive il terreno, cioè il meglio che potete mettere è il terreno di medio impasto, così cadete in piedi, perché nei terreni di medio impasto ci stanno bene tutte le colture. Il terreno medio impasto cosa vuol dire? Che le componenti della terra fine sono tutte presenti nella giusta quantità, quindi è la perfezione. Quindi c'è il giusto quantitativo di sabbia, il giusto quantitativo di limo, il giusto quantitativo d'argilla, quindi è il giusto equilibrio tra micropori e macropori, quindi il giusto quantitativo tra riserva di acqua e aerazione del terreno, siamo nella condizione ideale. Qui c'è alcune di esse, come il pero e il susino, possono essere coltivate anche su terreni mediamente argillosi. Invece altre come il pesco invece preferiscono quelli sciolti, quindi terreni argillosi dove prevale l'argilla, terreni pesanti, maggiori sforzi di lavorazione, maggior serbatoio idrico, però anche più facilità di avere la condizione di asfissia radicale, perché la capacità di infiltrazione e quindi di percolamento di questi terreni è molto bassa. Il pesco invece preferisce terreni sciolti, cioè quelli tendenzialmente sabbiosi, quindi quelli dove la capacità idrica è più ridotta, però abbiamo grandi capacità di infiltrazione, non c'è mai o quasi mai, sono tante rarissime eccezioni. L'asfissia radicale, però sono anche terreni più poveri perché il dilavamento è più accentuato e così come va via l'acqua si trascina via anche le sostanze nutritive. Poi cosa è importante? Anche qui si è detto dire pesco, susino, pero, melo, vite. No, è importante poi capire il portinnesto che ci mettete, perché i portinnesti si adatteranno meglio a terreni più pesanti, altri a terreni più sciolti, quindi avete tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Poi pianta per pianta le vedremo. Altro fattore importante per noi è la profondità dello strato attivo, che vi dice deve essere correlata al tipo di porto innesto, perché le radici dei porti innesti franchi, cioè quelli più vigorosi, possono anche superare i 120 cm di profondità, mentre nel caso dei porti innesti inanizzanti, cioè quelli poco sviluppati, quelli che imprimono poca vigoria alla nostra pianta, quindi ci creano piante più piccole, arrivano a una profondità nell'ordine dei 70-80 cm. Quindi lo strato attivo cos'è? Lo strato attivo è quello strato di terreno dove noi ritroviamo le radici. Naturalmente se le radici si possono approfondire in questo strato, perché se a 60 cm c'è una roccia, cioè impermeabile, compatta, e le radici non la sfondano. Quindi lo strato attivo si ferma a 60 cm. Quindi dovrete cercare
di evitare di mettere porti innesti che arrivano a 120, perché tanto a 120 non ci arrivano. Oppure, a seconda del tipo di porti innesto che volete scegliere, farete le lavorazioni, perché la lavorazione vuol dire la formazione dello strato attivo delle future radici, va infatti anche in considerazione. Cioè, se voi pensate di mettere un frutteto con porti innesto analizzante, è inutile che fate uno scasso a 120 cm di profondità, perché tanto le radici non ci arriveranno mai, basta che vi fermate a 80, 70, molto meno. Se invece dice voglio fare un porto innesto selvatico franco, allora sì, ci dovete arrivare a 8 metri, 110, 120 centimetri, perché le radici arriveranno a quella profondità. Naturalmente, più andate in profondità, maggiore il costo, più serve un macchinario più grande, più tempo e così via. Quindi, le scelte vanno fatte tutte in maniera ponderata e sempre con un'analisi costi-benefici. Poi, sempre dato importantissimo del terreno è la reazione. La maggior parte delle piante da frutto preferisce un terreno con pH neutro, quindi anche qui col pH neutro. Cadete in piede, un po' come il medio impasto, quindi fra 6,8 e 7,2. Anche se molte specie si adattano a pH subacidi e subalcalini, anche qui stesso discorso, gli apporti innesti ci sono che si adattano a varie condizioni di pH. Normalmente vedete non ci sono né pH acidi né quelli alcalini, cioè a pH 2 e a pH 11, 12 non ci coltivate nulla, quindi si rimane al massimo nel subalcalino o nel subacido, quindi da 6,8 e mezzo il range massimo. Poi abbiamo la fertilità. E i terreni idonei per la coltivazione frutticole devono presentare un buon grado di fertilità con una buona dotazione di sostanza organica e di microelementi nutritivi. Per quanto riguarda i macroelementi, anche questo se ne è parlato abbondantemente, i macroelementi di nostro interesse sono l'NPK, cioè l'azoto, il fosforo e il potassio. E naturalmente, quando noi attuiamo la nostra coltura, facciamo prima di tutto una fertilizzazione di fondo, cioè prima di mettere a dimora, almeno la possiamo fare. E generalmente questa fertilizzazione è fatta con sostanza organica, la migliore sarebbe quella con l'etame. Normalmente si parte tutto da quella che è la dotazione del terreno, cioè nel terreno qualcosa ci sarà, e qui a seconda di quanto c'è voi integrate nella giusta quantità. Poi quando questa pianta inizia a svilupparsi e poi anche a produrre, avrà degli asporti. E quindi a mano a mano non è che dice, ah, se ho concimato una volta, ho messo il letame, l'ho piantata, ora per 30 anni sto bene. No, non è così. Naturalmente a mano che andate avanti abbiamo degli asporti, quindi le piante assorbono certi elementi nutritivi, vedremo che non tutte le piante asportano gli stessi elementi nutritivi e naturalmente impoveriscono quindi di questi elementi nutritivi quello che è il terreno e noi dobbiamo andare a riapportarli per mantenere sempre un buon equilibrio di fertilità chimica in modo tale da garantire la produzione in tutti gli anni del ciclo vitale della nostra pianta. Per esempio, la vite è una pianta potassiofila, quindi che assorbe tantissimo potassio proprio perché deve metabolizzare un grande quantitativo di zuccheri. Quindi tutto questo potassio può deve essere anche reintegrato, può essere reintegrato come concime solido dal terreno, ma anche come concimazione fogliare, per esempio. Quindi poi scegliete voi con il piano di concimazione qual è la soluzione migliore per reintegrare questi fertilizzanti con il piano di concimazione, che quindi stabilite quanto darne, come darlo, cioè in che forma e in che periodo. Ovviamente può essere anche frazionata, l'azoto sarebbe meglio farlo sempre frazionato. L'importante è evitare sia fenomeni di carenza che di eccesso. Entrambe le condizioni sono molto dannose per la nostra coltura, sia la carenza che l'eccesso. Poi invece la presenza del calcare attivo non deve essere eccessiva, perché può provocare fenomeni di clorosi termica in colture particolarmente sensibili come il pero, il pesco e l'acniglia. Quindi può causarci un'insolubilizzazione di alcuni elementi e provocare la clorosi, cioè lo sbiancamento di questo. Che qui va messo termica, ma è sbagliato il termine, questa sarebbe una clorosi ferrica. Termica vorrebbe dire legata alla temperatura, che potrebbe essere anche legata alla temperatura in base al microrganismo che lavorano, però voi cancellate questo termica e mettete ferrica, perché la più famosa col calcare attivo è la clorosi ferrica, in quanto il ferro diventa elemento indisponibile e quindi non è più disponibile per la pianta e voi vedete questo sbiancamento delle foglie, che invece essere di un colore verde-verde intense, tipico della specie e della varietà, tendono a diventare giallognolo, verde chiaro, nei casi più gravi può sbiancare completamente a bloccare il processo di fotosintesi. Poi abbiamo fattori che sempre riguardano, che non sono più pedologici, ma sono fattori topografici, e questi non è che riguardano il terreno in sé, non è un'analisi del terreno che fate, ma un'analisi di come questo terreno è, diciamo, situato rispetto all'ambiente circostante.
Quindi importante sarà la giacitura e l'esposizione. Perché sono importanti? Perché questi sono importanti per progettare un frutteto, perché i frutteti vengono generalmente coltivati in pianura, mentre molti vigneti trovano la loro collocazione ideale in terreni collinari posti a sud, dove si riscontrano le condizioni ottimali di crescita, ricevendo una maggior quantità di luce solare rispetto alla pianura. Quindi giacitura vuol dire che pendenza ha questo terreno. Quindi, se la giacitura è pianeggiante, vuol dire che la pendenza è zero o comunque molto limitata. Quindi la cosa più evidente che vediamo è che quando piove, anche se piove ad altissima intensità, l'acqua non tende a scorrere su questo terreno, ma tende a ristagnare. Poi abbiamo le giaciture in pendenza, e quindi qui le pendenze sono varie. Naturalmente qui l'acqua scorre, quindi la problematica più grossa qui sarà di evitare i fenomeni erosivi. Però alcune colture stanno molto bene, soprattutto quelle colture che soffrono dei ristagni idrici, soprattutto vite olivo, li trovate in collina perché riescono a resistere molto bene a lunghi periodi di siccità, ma resistono molto male a fenomeni da asfissia. Quindi se siete in collina l'acqua in qualche maniera sgronda, però il problema sono i fenomeni erosivi. Quindi a seconda della giacitura dovete risolvere alcune problematiche, che possono essere quelle dell'asfissia radicale, del ristagno oppure il problema dell'erosione. L'esposizione è come è orientato questo terreno rispetto ai punti cardinali, ovviamente punti cardinali, nord, sud, ovest, est. E anche questo, per esempio, i vigneti noi tendiamo a disporli in direzione nord-sud. Perché li mettiamo in nord-sud? Perché sapete, il sole sorge est, tramonta ovest, così che disponendo i filari nord-sud, noi abbiamo la migliore esposizione possibile al sole e l'apparato fogliare della vite. Quindi abbiamo il minor ombreggiamento possibile, quando è possibile. Li facciamo così. Poi l'esposizione ci può provocare altri tipi di problematiche. Per esempio, i versanti esposti a sud sono generalmente, mediamente, poi dipende dal clima della zona, ovviamente. Certo, un versante esposto a sud delle Alpi non sarà mai caldo quanto un versante esposto a nord in Sicilia, per dire, no? Poi dipende anche dalla zona della Sicilia, per farmi esempio. Comunque nella regione del sud Italia. Quindi, essendo più caldi, abbiamo una ripresa vegetativa più precoce. Quindi dice bene, così si accorcia il ciclo. Mica sempre bene, perché i versanti esposti a sud sono quelli dove più frequentemente subiamo i danni dal ritorno di freddo, cioè dalle gelate tardive. Perché questi riprendono a vegetare molto prima, quindi ritorno al freddo, li trovano in uno stadio vegetativo avanzato, quindi suscettibili al danno a freddo. Cosa che non avviene invece nei versanti esposti a nord, o almeno in maniera limitata. Certo, lì il freddo è maggiore, quindi dovete considerare di mettere una specie di varietà che resista a quelle temperature che saranno sicuramente inferiori rispetto a un versante esposto a sud. Ma a nord, quindi a parità della condizione di specie e varietà, la ripresa vegetativa è più tardiva, di conseguenza saranno minori i rischi di danni da freddo, cioè di gelate che arrivano all'inizio della primavera, perché lì anche se arrivano la vegetazione è indietro e quindi non subisce dei danni. Quindi voi dovete analizzare anche tutti questi dati, giacitura e esposizione. Naturalmente alcune colture non si adattano per nulla all'esposizione a nord, anche perché c'è meno luce, quindi se hanno bisogno di tanta luce per svilupparsi evitate certe esposizioni. Comunque dovete studiare tutte le caratteristiche e soprattutto intrecciare tutte queste caratteristiche, ovviamente costruire una maglia in modo tale che poi al centro si trovate specie e varietà da voi scelta, cioè prendete tutti questi dati, terreno, clima, dati topografici, li studiate tutti, quindi viene un reticolone gigantesco, alla fine rimettete tutto insieme, quello diciamo che arriva dal congiungimento di tutto questo è la specie e varietà da voi scelta per essere coltivata. Naturalmente in mezzo a tutto questo ci sono anche le vostre scelte tecniche, perché non è che ci affidiamo soltanto a dati che troviamo, ma noi possiamo anche modificare alcune cose, tipo il vento si è visto mette una barriera frangivento. È una zona dove piove tanto di pianura, quindi giacitura pianeggiante, soffre l'asfissia radicale che può, la maggior parte delle piante in cerecoltivo fa solo riso? No, posso fare un impianto di drenaggio. Oppure dice qui manca la pioggia in questo periodo, allora un coltivo mele? No, faccio un impianto di irrigazione. Quindi vedete come noi possiamo con le nostre scelte tecniche influenzare quella cosa. Ma non che io arrivo a dire metto un melo, poi mi arriva l'estate che non piove mai e non produco nulla perché l'impianto non l'ho fatto o perché non ho l'acqua disponibile.
Allora quello è un errore, cioè dico qui piove poco, posso irrigare? Sì, allora faccio il melo e predispongo già l'impianto di irrigazione. Se dice qui piove poco, però non posso nemmeno irrigare, ce lo faccio il melo? No, arriva alla conclusione che il melo non ce lo posso fare, vado a fare un qualcos'altro, la vite per esempio, che non ha bisogno di irrigazione o quasi mai di irrigazione. Quindi voi in base ai dati che trovate, alle scelte tecniche che potrete attuare, voi fate la scelta di quello che potete coltivare. E questa è tutta pianificazione. Quindi a questo punto voi in campo ci avete messo piede soltanto per fare il campionamento del terreno, perché poi i dati li prendete, ormai sono tutti su internet, dalle stazioni meteorologiche. Fattori fotografici li trovate sulle cartine, quindi in campo voi ci avete messo piede solo per fare il campionamento. Oppure richiedete dati dell'analisi del terreno. Poi in campo ci entrerete dopo a iniziare a fare lavori, quando avete fatto tutte le scelte in maniera idonea, non che partite con lavori, poi arrivate a mezzo e non sapete che fine farete. No, questo è un errore gravissimo, che poi vi ritrovate a mezzo, avete già speso un sacco di soldi e non arrivate a concludere niente, e questa poi diventa una problematica grave, perché come vi ho detto, non è che si parla di 100-200 euro, dice vabbè, ho perso 200 euro, vabbè, facciamo finta, non va bene nemmeno quello, ma se il danno è di qualche centinaia di euro, insomma, è un danno che può essere riparato, ma qui si parla di decine di migliaia di euro di danni che fate. Quindi ci vuole grande responsabilità nelle scelte e nello studio che fate, altrimenti non sareste tecnici, cioè lo farebbe chiunque. Quindi se si affidano a un professionista è perché vogliono delle scelte oculate, delle scelte idonee, che vogliono fare il meglio possibile. Già il campo agricolo è difficilissimo, perché noi si vive in un ambiente in cui le condizioni cambiano continuamente, cioè la gente imprevedibile può arrivare. Ora, sono sempre più frequenti queste bombe d'acqua, le grandinate, con grandine sempre più grosse che addirittura sfondano le reti antigrandi. Quindi capite bene come se già partiamo male non si può che finire peggio. Cioè, non è che le cose vanno a migliorare se si parte male, cioè, si correggeranno da solo nel tempo. No, già siamo in un ambiente aperto, imprevedibile. Quindi, cioè, avete un'uva perfetta, avete fatto tutto perfetto, tutti i studi perfetti, 2 giorni prima della raccolta arriva una grandinata e non raccogliete più nulla, zero. Ed è successo, succede. Così con i campi di grano, girasole, mais. Quindi già facciamo tutto bene, già se facciamo tutto bene non è detto che si raccolga qualcosa. Pensate se invece facciamo tutto male, cioè di sicuro non si raccoglie nulla. Quindi grande attenzione in tutte queste scelte e in questi studi che dobbiamo effettuare. Quindi poi la prossima volta, una volta analizzati tutti questi dati, arriviamo, quindi prima si fa tutta questa analisi, poi arriviamo al paragrafo seguente che saranno i criteri di scelta. Quindi cominciamo a fare le scelte, le specie, delle cultivar, quindi della varietà, e poi dei porti innesti per attuare il nostro